11 giugno 2016 a Locri incontro l'assessore all'ambiente della Regione Calabria, Antonella Rizzo, e gli spiego la situazione della SICA. Scopriamo a gennaio che la SICA, dovendo effettuare dei controlli nei piezometri posizionati sotto lo stabilimento, ha trovato delle sostanze pericolosissime, che sono la trierina, il cloroformio e il tetracloruro di etilene. Dal mese di gennaio in poi, quando viene scoperta questa situazione, vengono effettuati vari controlli dall'ARPACAL e anche dal Comune di Siderno. Nel 2013, le persone di Siderno e di Patrimonio di Pupante iniziano a inviare una denuncia carabinieri a tutti, possibile e impossibile. Nel 2013, e da quello che siamo partiti noi, cioè dal 2013 il Comune, carabinieri, polizia, il ministero, li hanno mandati tutti con raccomandati, ci sono 700 firme depositate per il Questo incontro segue di circa 15 giorni un incontro che c'è già stato a proposito delle criticità che si sono verificate sul territorio di Siderno, soprattutto nella zona, è partita dalla zona di Pantanizzi. Noi abbiamo in quella sede avevamo fatto un po' il punto della situazione, qual era il livello di conoscenza che avevamo, e abbiamo promesso ai cittadini e anche all'amministrazione che, come osservatori ambientali e come comitato di cittadini per la difesa della salute, avremmo messo in atto alcune iniziative, e siamo qui a rendervi conto di quello che è stato fatto e di cosa pensiamo che debba essere fatto. Ufficialmente la SICA produce polimeri acrilici per cemento e calcestruzzo. Una prima linea prepara i polimeri acrilici e poi sospendono la produzione, riprendono l'altra linea e fanno il prodotto finale. Il 14 ottobre c'è una lettera per cui molto probabilmente l'autorizzazione della Regione alla SICA per avere l'autorizzazione integrata ambientale, perché fino a settembre la SICA era stata bloccata due volte, quindi in pratica la prima volta a luglio in attesa di questa autorizzazione. Poi avevano richiesto una riapertura, perché nella riapertura in quanto era rimasto del materiale all'interno del reattore. C'è un materiale tale, medicinale in glicole, quindi non andiamo adesso sui termini tecnici, che dicevano è pericoloso se restava all'interno di questo reattore. A settembre hanno chiesto una nuova riapertura, gli è stata concessa per smaltire questo materiale. Fatto questo controllo sono risultati dei valori che anche loro stessi, il sindaco lo può confermare, quando ha visto questi dati che chiaramente dimostravano se fossero produzioni loro, se fossero sostanze che provengono dalle loro produzioni, e poi ci ragioniamo, chiaramente questa fabbrica è incompatibile per il territorio. Però vi dico, se fossero materiali che escono dalla loro produzione, e questo è da verificare. Stiamo parlando del 29 novembre 2016. A gennaio, 30 gennaio, l'ARPAGA, di fronte a questi fatti, chiaramente dati inviati alla Regione, l'ARPAGA ricontrolla negli stessi 7 piezometri messi all'interno della SICA i dati. La cosa strana, la produzione era ancora attiva, se ben chiaro, poi vi spiego perché, i dati sono in alcuni casi raddoppiati, in altri casi addirittura triplicati. Una cosa che non è chiaro: nei 7 pozzi, nei 7 piezometri della SICA, i valori avevano da un minimo a un massimo. Qui i dati ci sono perché voglio vederli, chiaramente c'era da un minimo a un massimo. Noi facciamo il confronto rispetto al massimo, però è indicativo che in quella zona non c'era uno dei 7 piezometri che non superasse il valore stabilito. Questo deve essere chiaro. Quando è venuta la dottoressa Cartile, che è la responsabile, la chimica dell'ARPACA, del Reggio Calabria, è venuta a riferirmi: guarda che noi abbiamo fatto le analisi su 7 piezometri che la SICA ha costruito su indicazione dell'assessorata, e sono venute fuori queste cose. Questo è un fatto preoccupante. Allora abbiamo fatto immediatamente a riunione con l'assessore regionale, quale devo dare atto che è stato molto sensibile e la sua sensibilità la sta mantenendo, perché noi avremmo, l'ho già avvisato in un'altra riunione lunedì con i geologi e tutte le altre cose. E cosa stiamo facendo?
primo passaggio è fare un piano di caratterizzazione di tutta la Subalpia per cercare di vedere, di individuare la fonte, l'origine. La riunione giusta, sollecitata dagli amici che sono qua, non mi nascondo che io l'ho accettata subito, perché noi ci troviamo in una posizione di questo tipo. L'altro giorno la cartella, quando è venuta, diceva: voi avete una bomba sotto i piedi, ma mi pare che se non si era accorti. Noi non vogliamo allarmare, parliamoci chiaro, però vogliamo informare di quello che c'è sostanzialmente e di quello che stiamo facendo, perché è il nostro dovere farlo, questo è l'obiettivo di tutta questa questione. Non facciamo confusione, l'acqua potabile che stiamo tenendo sotto osservazione per adesso è tranquillo. Il problema è della valle. Ma la volta significa che non possiamo lavare verdure, che non possiamo innaffiare per prodotto, non possiamo, per produzione agricola, non possiamo fare tante cose con quella falta di quel tipo. C'è l'altra falta dove c'è l'arsenico, che adesso accerteremo con tutte queste indagini che stiamo facendo. È chiaro che vorremmo venire fuori con una cosa compiuta per sapere, per continuare a tenere sotto controllo la situazione in questa terra. Un'altra notizia che mi è sfuggita: quando è venuta la signora, sono venute quelle della SICA per dire: guardate che è successo questo e queste sostanze non sono compatibili con quello che noi usiamo, dice la SICA. Noi abbiamo fatto fare all'ARPACAR la comparazione anche con tutte le analisi ufficiali, quelle che si sanno, di quello che è ancora stoccata la BP. Perché la BP non dobbiamo dimenticare che abbiamo 900 tonnellate di roba che deve essere rimossa, speriamo che questa sia la volta buona che si rimuova questa questione, però abbiamo l'analisi chimica ufficiale per quello che si è visto. È fatta la comparazione anche con quelle analisi, se le analisi sono attendibili, a meno che non ci sia qualcosa di diverso che non è stato analizzato. Informazione. Qui, dottor Cataldo, consigliere comunale, ha detto testualmente: noi, voi ancora non vi siete resi conto l'ultimo consiglio comunale, perché ancora i problemi dei tumori a sera non sono esplosi, perché aumenteranno il tempo, non lo dico io, ma lo sanno tutti, tutte queste cose qua, questa, come diciamo noi che abbiamo questa percezione, e qui siamo belli tranquilli, siamo tutti tranquilli, c'è la bomba ecologica che è la BP, d'accordo? La BP, poi la riprendiamo, la BP l'altro giorno ci ha mandato noi, grazie alla Cardina che ha chiesto di andare a visitare, è preoccupatissima, ci ha detto che in quelle condizioni quel terreno non può stare perché sono erbe, se scoppia un incendio, oltre al fatto che Pino è un altro dell'Alpe che ha sentito puzza, della famosa puzza degli anni 80, e noi qui stiamo tranquilli a discutere se c'è un valore più o meno alto, questo deve essere la realtà. Cioè, la gente deve abituarsi, per chiarimento, le sostanze che sono la BP non c'entrano niente, quelle che sono la BP elenco ufficiale della regione, con questo, a meno che non siano ricombinati, non sono trigherina, non sono tetracloroetileno, non sono cloroformio. Il dato ufficiale, le 70 sostanze ufficiali del 2003 della regione, con questo non c'entrano niente. L'area dove c'è la SICA è drammatica. Se riuscite a leggere quei dati, chi vuole vederli, poi c'è qualche copia che posso darla, è stata è da 2016, da novembre 2016, che si fa un'analisi, compresa la stessa SICA, quindi sono dati, questi ultimi sono dati dalla SICA, che è obbligata per legge a fare due rivelazioni annuali, giugno e ottobre abitualmente. E da quando, dal novembre 2016 fino adesso, quell'area è completamente inquinata. Quindi su questo, al di fuori dei numeri, noi abbiamo una situazione che dal 2016 al 2020 non si è mai risolta. Sarò veloce. Fino adesso il valore massimo che si era ottenuto nel 2017 arrivava a un valore 400 volte di un materiale che si chiama tetracloroetileno, e con tutte queste sostanze sono cancerogene o potenzialmente cancerogene, era al massimo 400, quindi i dati che si possono trovare sinteticamente lì se uno ci ragiona un pochino. La cosa che mi ha sorpreso, io ho avuto i dati giovedì mattina dal comune, da mesi che li chiedevo, e per fortuna adesso ho tutti i dati dal 2016 al 2020, ma la cosa che subito mi ha colpito è che la sostanza cloroformio
è fino a 1500 volte il valore massimo che la legge prevede. Andiamo da 450 circa a 1500, poi se qualcuno vuole essere più nuovo è 1499,13, ma siccome i dati ci sono sempre delle tolleranze, già fosse 1000 non cambiava molto, già fosse 400 non cambiava molto, allora lì è una situazione incredibile a dirsi. Io presumo che il comune stia intervenendo, però questi dati ce li hanno 5 o 6 cioè enti che di questo si occupano. Il settore ambientale del comune, che me li hanno dati, c'è la città metropolitana del settore ambiente, c'è l'ARPACAM, c'è l'ASP, c'è la regione. Quindi tutti questi enti sanno, si spera, che questi dati non possono continuare a esistere, che quella situazione non può andare avanti. È una situazione veramente drammatica, non so come definirla, tragica, perché questi valori non si sono mai raggiunti. Poi da cosa dipende questa sorgente? Nel 2018 sono state fatte 24 piezometri da parte del comune con i soldi della regione, e questi valori massimi non sono esternamente all'area della SICA, non sono stati mai raggiunti. Sono quelle tabelle piccole, una sintesi chiaramente per non essere lungo. Quindi noi siamo che malgrado sono stati fatti le analisi, controlli, tutto quello, la situazione è peggiorata. Anche le altre due sostanze, che il tetracloruro di tetracloruro di etilene, ha valori che vanno sui 200-300, non è che stiamo parlando che gli altri siano valori molto più piccoli, perché sono valori con sostanze cancerogene, quindi sono cose che si tratta di eliminare. Non si è trovata la sorgente, ci hanno provato, hanno fatto delle ipotesi, l'ultima che mi è stata riferita, e che pensano che ci siano delle sostanze sotterrate. L'idea che hanno è di andare a fare altri piezometri in un'area che sopra, aggiustamento più di miei, ci sono sostanzialmente delle aree sopra, da chi conosce la zona della SICA, in cui si pensa che sia stato sotterrato del materiale. Stiamo preparando una manifestazione con partecipazione anche di parlamentari per la questione PP. È arrivata questa delle sostanze cancerogene, che è più urgente sostanzialmente, e come ha detto Arturo Rocca poco fa, stiamo cercando di accoppiare le due cose. È chiaro il discorso, stiamo cercando di lavorare, ma avendo il senso del reale, avendo il senso della comunità dove ci troviamo e dei diritti di una comunità che sono stati sempre calpestati. Non è che stiamo improvvisando sostanzialmente.